Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale e ben ritrovati con un video, devo dirvi, davvero molto diverso dal solito, perché oggi ho deciso di provare un esperimento, diciamo un qualcosa di molto diverso rispetto a quello che facciamo solitamente. Infatti sul canale sono sempre io che mostro qualcosa a voi, vi faccio vedere i miei modelli, vi faccio vedere i miei acquisti, vi faccio vedere le uscite, no? Però ho pensato che probabilmente potrebbe essere divertente almeno una volta o almeno fare un ciclo di video in cui il protagonista non sono io, ma i protagonisti siete voi, ok? Adesso vi spiego bene di che cosa sto parlando, ma ovviamente prima di iniziare io come al solito vi invito a lasciare un grosso pollicione lì in su e mi raccomando iscrivetevi al canale. Allora, di che cosa dobbiamo parlare in questo video? Come avrete letto sicuramente dal titolo, volevo invitarvi a mandarmi tutte le fotografie delle vostre collezioni inerenti al motorsport, va bene? Credo che riproporremo poi questa rubrica nel corso del tempo, magari quando le collezioni finiranno potremo riproporle più selettive. Vi faccio l'esempio, quando finiranno le grandi Formula 1 di Centauria, potremmo rifare questo format appunto sulle grandi Formula 1 di Centauria. Ovviamente poi nel corso del tempo questa cosa la possiamo riproporre con ogni collezione che poi terminerà. Oggi però io volevo chiedervi, diciamo, delle foto un po' più in generale, un po' più riguardanti il motorsport. Quindi se avete collezioni magari riguardanti il rally o la MotoGP, va tutto benissimo ragazzi, potete tranquillamente mandarmi queste fotografie. Allora, come fare a partecipare? Molto semplice, dovete mandarmi un'email all'indirizzo che vi lascio qui sotto e ovviamente mandatemi un nome, scrivetemi il vostro nome o comunque quello che voi volete che io scriva sotto la foto, ok? Mandatemi ragazzi, facciamo così, massimo 3 fotografie, perché ovviamente non so quanti sarete a partecipare a questa cosa, ma se siete tanti poi le foto diventano veramente moltissime, quindi diciamo massimo 3 foto, ok? Poi se avete ovviamente, non so, una collezione di rally e una collezione di MotoGP, me ne mandate 2, sicuramente è più facile, io metterò lo stesso nome. Però insomma cercate di stringere, ok? Non mi mandate troppe foto, se me ne mandate di più ovviamente poi sarò io a sceglierne 3, va bene? Quindi cercate di rispettare questa piccola regola. In questi giorni cercherò di pubblicizzare questo video, diciamo, il più possibile. Potete aiutarmi anche voi se conoscete qualche vostro amico che ha delle collezioni belle che vale la pena vedere, insomma fategli sapere, magari se vuole partecipare sicuramente ne guadagnerà un po' tutta la community fondamentalmente. L'ho anche scritto sul gruppo Facebook delle grandi Formula 1 di Centauria, un gruppo dove ci sono tantissime persone super disponibili, che peraltro vi invito ad iscrivervi al loro gruppo. E poi ovviamente cercherò di avvisare anche chi mi segue su Instagram e magari anche chi mi segue su TikTok. L'obiettivo per questo video è, ragazzi, poi farvi votare, no? L'obiettivo finale è fare un video dove mostrerò tutte le vostre collezioni, le numererò e poi sarete voi stessi a votare le collezioni più belle, ok? E quelle che vinceranno, quelle che riceveranno più voti, credo che poi cercherò di contattare proprio le persone che hanno vinto, quindi insomma chi possiede queste collezioni che hanno ricevuto il maggior numero di voti, e magari, non so, fare proprio un video, farmi mandare proprio un video in cui ci mostrano molto meglio, insomma, piuttosto che una fotografia, la collezione appunto che ha vinto. Raga, dunque, anche per questo video è tutto, spero che sarete veramente tanti a partecipare, io ovviamente vi invito a farlo perché sicuramente sarà un momento divertente in cui non solo potremmo chiacchierare delle collezioni, delle nostre collezioni, ma credo sia anche un bel momento poter condividere finalmente con altri appassionati tutti gli sforzi che fondamentalmente si fanno sia per acquistare i modelli ma anche per poterli esporre al meglio. Quindi ancora una volta io vi invito a partecipare e vi mando un grosso saluto. Ciao ciao!